Prende la parola il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Magnifico rettore, chiarissimi professori, care dottoresse e dottori di ricerca, carissimi amici e colleghi, signore e signori tutti, buon pomeriggio prima di tutto e grazie per l'attenzione che mi riserverete. Quando si è invitati a una giornata celebrativa, soprattutto se importante e direi senza alcun dubbio solenne come questa, basti guardare a quella straordinaria liturgia laica che solo le università riescono a dare in momenti come questi, ci si sente sempre dei privilegiati, a maggior ragione lo si è quando l'invito arriva da un'università che gronda storia, cultura e tradizione come l'Università di Siena. E tanto basterebbe a giustificare la mia più profonda gratitudine al magnifico rettore, professor Roberto Di Pietra, per l'opportunità che mi ha concesso di tenere questo intervento. In una sede come l'Università, che rappresenta al pari della scuola un qualcosa che è più importante del Parlamento, della magistratura, della Corte Costituzionale, perché deputata alla formazione della classe dirigente di un paese. Queste sono parole che pronunziò Pietro Calamandrei, uno dei padri fondatori di questa Repubblica. L'università, come ricordava Umberto Eco, che è l'unico luogo in cui si può applicare correttamente un approccio unificato alla diversità. Un approccio unificato alla diversità. Istituzione elettivamente interprete del cambiamento e luogo del dialogo. E anche questo lo sottolineo a tinte assai forti. Quell'università che deve insegnare a diventare capaci di imparare, perché ogni studente, poi laureato o divenuto dottore di ricerca, dovrà reimparare continuamente. Queste sono le parole di Derek Bok, uno dei rettori più importanti dell'Università di Harvard. Quell'università che a Prometeo dovrà affiancare sempre Socrate, simbolo del pensiero plurale e professionista dell'ignoranza. So di non sapere. E questa dovrà essere, permettetemi, una sorta di stella polare che guiderà il vostro cammino. E che alla filotecnia, la cui importanza nessuno certamente sottovaluta, dovrà sempre affiancare la filantropia, da intendersi come suprema attenzione per l'uomo e per l'altro. Il tanto imparato in università, anche in termini di scala valoriale, perché l'università anche e soprattutto fornisce scale valoriali, viene a rappresentare la solida, imprescindibile base su cui si articolano nuove conoscenze, reimparando continuamente, lo sottolineo per la seconda volta, per affrontare nuove sfide, anche in luoghi lontani da qui, traendo vantaggio da quella che a buon diritto può definirsi una vera e propria rivoluzione tecnologica che connota questi tempi.
quell'università che vi ha certamente insegnato che il vostro cammino professionale non sarà sempre caratterizzato solamente da momenti esaltanti, ma anche da difficoltà e delusioni motivate da evidenze di errori e ipotesi di lavoro non compiutamente corrette. Nessuno meglio di me vi può dire quante volte vi sono state ipotesi di lavoro che poi non si sono dimostrate compiutamente corrette. Ma ogni errore vi debba servire da sprone per raddrizzare la rotta e soprattutto per ripartire con rinnovato entusiasmo e anche maggior motivazione. E anche questo è un insegnamento che dico molto chiaramente, personalmente devo ai miei studi universitari. La scienza, la cultura è per definizione improntata al trasparente e aperto confronto con gli altri, da cui sempre qualcosa si impara e altrettanto si trasmette. Quindi il confronto sia sempre una sorta di comandamento scolpito nei vostri cuori e nelle vostre menti, proprio perché arricchisce e impreziosisce quel meraviglioso viaggio che ognuno di noi ha davanti nella propria vita. Nel lavoro che andrete a fare non rifuggite mai il confronto. In qualunque parte d'Italia e del mondo, siete cittadini certo di questo paese, ma anche e soprattutto del mondo, andrete a vivere e a svolgere la vostra professione, sono certo che non dimenticherete mai gli anni trascorsi nel vostro dottorato di ricerca in questa università. E di essi serberete il ricordo che si deve ai luoghi e alle persone che hanno contribuito a formare le vostre storie personali, aprendo lo sguardo verso orizzonti inesplorati e tutti da scoprire e da assaporare nel corso della vita. Sono da sempre profondamente convinto che l'università sia istituzione formativa e scientifica dalla quale possa, ma soprattutto debba venire un contributo decisivo e insostituibile al progresso per l'intera umanità. E proprio per questo l'università è patrimonio da tutelare anche nella sua autonomia, talora inspiegabilmente minacciata. L'università in generale è avamposto prototipale del sapere antidogmatico. Essendo intrinsecamente parte di essa, il fondamentale principio che la scienza pone continuamente in discussione i propri obiettivi, altrettanto fa la cultura, i propri risultati e i propri metodi, non tollerando le facili scorciatoie degli infingimenti, ma invocando la strada rigorosa, difficile e severa della conoscenza acquisita con fatica giorno dopo giorno. In università, ne sono certo, soprattutto in un'università come quella di Siena, avrà certamente instillato in voi, come lo fece con me, l'università dove ebbi modo di formarmi, il culto dell'ars interrogandi, arte quella di porsi domande, più ardua e complicata dell'ars rispondendi, troppo spesso confusa con la tentazione di dare facili e superficiali risposte, ma di certo l'ars interrogandi maggiormente foriera di crescita e di sviluppo. E abitare le domande, sviluppare pensieri lunghi,
essendo sempre posseduti da un'insaziabile curiosità, qualunque arte del sapere abbiate voi coltivato in questi anni di studio, dovrà essere la stella polare, ritorna questo concetto, che vi accompagnerà per tutta la vita, fornendovi quegli scarponi chiodati, per dirla con Mandelstam, che vi permetteranno di affrontare con solida sicurezza tutte le sfide che la vita vi offrirà. E non dimenticate mai che non esiste una divisione tra sapere scientifico e sapere umanistico. Ognuno dei due ha bisogno dell'altro, complementandosi in una simbiosi che si concretizza in una perfetta circolarità. Il cerchio, per definizione, è figura geometrica perfetta proprio perché non ha né inizio né fine. All'università si impara a riconoscere e apprezzare e attraversare tutto quanto ci ha preceduto e generato. La tradizione intesa come Mahler, come salvaguardia del fuoco e non come sterile adorazione delle ceneri. Care dottoresse, cari dottori, la vostra preoccupazione deve essere la stessa di chi ci ha preceduto: farsi carico dei più fragili, lo dico soprattutto, ma non esclusivamente, per chi ha conseguito il titolo di dottore o dottoressa di ricerca in scienze della vita, dei più indifesi, senza lasciare indietro nessuno, e di chi verrà dopo di noi. In questa prospettiva l'università è maestra di nuovo, facendoci il dono di entrare in quello che Sant'Agostino chiamava il palazzo della memoria, ponendoci quindi in relazione con tutto ciò che siamo, con l'eredità della storia che ci soccorre nel capire da dove proveniamo, il notum, e che ci proietta nel cambiamento, il novum, consapevoli di essere parte integrante di una lampadoforia della conoscenza, mai immutabile, ma sempre protesa verso nuove acquisizioni. E soprattutto permettetemi di rivolgervi quasi un appello. Voi siete negli anni più belli, pieni di progetti, di idee, di ambizioni, di sane ambizioni, di iniziative. Paragoniamoli a degli aquiloni. Non permettete mai a nessuno che vi vengano strappati di mano. Difendeteli perché sono la cosa più preziosa che avete. Siate fieri della vostra giovinezza, della vostra forza e orgogliosi e riconoscenti della maturità di chi vi ha accompagnato fino a qui. E ovviamente il pensiero a tutto il corpo accademico dell'Università di Siena, ma anche alle vostre famiglie che su di voi tanto hanno investito, tanta progettualità hanno costruito e a cui vi deve sempre legare il grato riconoscimento della continuità generazionale mirata a rendere questo mondo sempre più giusto, sempre più bello e riempito di pace.
Ringraziamo il professor Franco Locatelli, al quale va la medaglia dell'Università di Siena.